Onorevole Patrizia Toia, per parlare di marchio di origine Made in Italy in Federlegno Arredo, lei diceva: noi lavoriamo per far capire che stiamo facendo il bene non solo di un paese, ma lavoriamo per tutti. Come si può attualizzare questa cosa? Se noi puntiamo alla sicurezza dei prodotti, alla valorizzazione della qualità e attraverso questo anche attraverso la lotta alla contraffazione e tutto questo con l'indicazione sui prodotti del paese di origine, dove è stata di origine, insomma, noi favoriamo innanzitutto una valorizzazione della buona industria, quella che fa prodotti sicuri, prodotti di qualità e ci mette, come noi ci mettiamo la faccia, ci mette il marchio, insomma, ci mette l'indicazione. Ma non è solo un discorso industriale dei paesi che hanno più, diciamo, qualità nella produzione, è un discorso fatto all'insegna della difesa del consumatore. Il consumatore ha il diritto di sapere quel prodotto che acquista, dove è stato fabbricato, con quali materiali, insomma, di conoscere di più della storia del prodotto, della sua, quindi della tracciabilità. E quindi è fatta anche proprio per il consumatore. In un mercato buono, diciamo, c'è una buona produzione, c'è una chiarezza, una trasparenza di informazione. Useremo molto queste argomentazioni perché purtroppo su questo tema dell'indicazione dell'origine i paesi che meno producono e più commercializzano spesso si oppongono, sono spesso i paesi del nord Europa e vedono un po' questa come una battaglia dell'Italia, della Francia, della Spagna. Noi vorremmo dimostrare loro che non è una battaglia di questi paesi, è una battaglia di tutti i consumatori europei e in più dimostreremo che quando si aiuta anche la produzione di alcuni paesi, si accresce l'economia dell'intera Europa, quindi è un discorso di qualità per tutti e speriamo di poter appunto portare buone ragioni per convincere anche i deputati dei paesi che oggi più resistono su questo tema. Quale può essere oggi il ruolo delle associazioni italiane? Ma l'associazione, in questo come in tutti i casi dei settori produttivi, nel corso della legislazione europea ha un grande spazio. Ha un grande spazio all'interno del Parlamento perché le associazioni ci portano i problemi, ci indicano le loro esigenze, poi sta alla scelta ovviamente, alla responsabilità e all'indipendenza dei politici prendere decisioni. Però è sempre un dialogo costruttivo con gli interessi economici ma anche con i rappresentanti dei consumatori. In questo caso le associazioni possono lavorare con i loro, diciamo, collegate degli altri paesi. L'Associazione Europea ha, diciamo, tanti contatti con le rappresentanze dei diversi paesi e quindi può fare un lavoro di affiancamento e di convinzione che si sta facendo una buona battaglia per l'Europa e non per questo quel paese. Quindi dovremmo lavorare insieme e penso che sarà molto difficile, ma forse potremmo anche ottenere finalmente questo risultato.